Let's go, Ski. Let's go, Ski. Vediamo se riusciamo a Let's go, scarlo. L'ho let's go scatto. E allora doppio let's go ski. E doppio per forza, piede destro, piede sinistro. Let's go ski! Oh, un gran saluto a mio fratello Jerry Scotti, il re dei social. Video casuali 21. Grazie per Sabre Sub, donazione beat. Come torno a 5 secondi fa? Cos'è? Sono piccolo, no piccolo, sei forte. Se lo ha mangiato. C'è stata una cosa che mi sta scagliando il cervello, ma non la posso dire. Marzo. Non la posso dire, è inutile che ci stai a provare, non la posso proprio dire. Apro il dominio. Dominio incommensurabile. Blocco del ban. Bro, ti assicuro che te devasto pure l'espansione del dominio con che quello che vorrei dire. Il tuo dominio cioè, è così forte, Marzo? Sì, lo apri un secondo prima, lo apri. Un fenomeno. Porca troia. Oh, però è un po' emozionato, Rubia, lo vedo. Frate, io... ma perché c'hanno Ronaldinho che gli sta a fare commentary? Ah! È perché lo stavo trasmettendo pure in Brasile. In Brasile, scusami. E quindi... Mamma mia, che brutto, lo leggo ma solamente perché poi ti banno, ma scrivere questa tira con la gamba centrale è ridicolo, è una mancanza di rispetto, disgusto. Assolutamente. Di chiunque. E non devi... No, oddio! Lo riconosco già da qui, lo riconosco! Che culo, sì! T'hanno fatto il TikTok con Donnina Piccola Senpai! Sì, sì, cos'è? Oh my god! Ma è Francesco Manzano! Ma mi dà fumbi! Ma mi dà fumbi! Data la net and get! La show! Reazione, function! Dai, che palle, sì! Ma che cos'è? Come non so, una sera sei mio! Non lo fanno, non lo fanno anche a me! Che no, non so lo sapevo, porco di Dio, lo sapevo, madonna. Ma che poi, ma che poi, la gente ci ha creduta, pensa che quitti veramente fra 2 anni. No, ma infatti sono 3 anni, sì, la matematica base, porco brother, Dio. L'anno prossimo già lo vedi col cazzo. Effettivamente detto. Ha fatto pure così, Ha fatto pure. Ma che cosa ho appena visto? E niente, era durante Spomaretano. Ma mi da fumo che! Ushantuma! Ok? Ah, io no. Giapponese. Ushantuma! Umiltà, bambino. Ushantuma! Okay. Ma orso, ma tu ma te mangia il motore. Orso, io penso ci sia un problema. Ushantuma! Ma io sono così tanto intoccabile, scusatemi. Ti gira l'osso del collo, brother! Ma fanculo, bevi di l'osso ancora! Sì, Marzo! Sì, orso pippa palesemente, perché sennò non si capisce. Ma perché ragazzi, cioè, sono così tanto tiktokkabile? Io non capisco! Eiju no Jigoku wa Naidoruto Shinjita Kata Saredoji. Chi è questo? So io! Sei Manux, bro! Ma raga, io ti giuro, alcuni li riconosco, zio. Irui Sayaku Iwa Itsu. È un Chad della Madonna, è un fregno. Muto Tosnun. Ah, io ero. Ni Sasageo Sasa. Mamma mia, ragazzi, mi dispiace per Zano. Che brutto, ma pare Leon Faun. Ageo Shizo Sasa. Billy Bella con l'intelligenza artificiale è solo una, cioè la fa solo fighissima, è una roba allucinante. Ageo su. Perché il maestro 18 Kimira? Perché io sono Erdemone. Io ho uscito da Braccialetti Rossi la season postum. Porco di me, cioè... avevo detto che era già strone. Aiwo sono tere che kirai kaike. Porco cioè... Dio, sti cazzo dei giapponesi, quanto sono belli! Frate, comunque sta frase te si sei armato all'ultimo, Marco, te si sei armato proprio all'ultimo. No. Blur, Zano e Manuxo. Ma chi so? Ma che so? I fuck your quelli, quick. Sì.
Omega Lul. Ah, da, allora. Ma ragazzi, ma questa è la prima volta che io vedo i Fuck Your Click. Ma scusate, ma uno è Erfazzone. L'altro, ragazzi, è Redez di quei due sul server. Sembra Young Miles. Porco Dio, ma è uguale a Redez. E l'altro pare Jeffrey Dahmer. Ma come stiamo Disso messi? Manuxo, Disso Manuxo, Scopo Blur, fitto con Zano. No, ragazzi, lui è Erfazzone quando c'aveva sto taglio. Cioè, è uguale. Allora, Zano fitto perché ha fatto Warzonata. Che hit, Che è posso la dire, migliore Zano? canzone mai fatta in Italia, lo possiamo dire. Madonna, Warzonata è mi il singolo di sembra. Kill la tua squadra. Non lascio prove, fratesto 1v9. Guarda, ma la Oh, sanno tutta. un certo un livello comunque, Certo. un livello. Sì, poi Disso Manuxo perché è un cagacazzi. Cioè, c'è sta che poi ti risponde, se crea il dramma su internet. Con Manux è il più facile da ok da fare il drama. E con Blur Blur è lo scopo Blur. Comunque posso dire Manux è un grande supporter. Sì, sì, Manux gli vogliamo bene. Vero? Grande sì, Manux. Gli vogliamo bene. Grande Manux. Vedi Manux, hanno messo subito le mani davanti, eh. Mi sa che non vanno che facci qualche trappata strano. Esce una diss track mia, sono morti. Madonna, c'è la tomba sulla ancora là. Ciao, Manu, sta nella villa in Nantes. Per questo che ci andremo ancora più pesanti. Se ti vogliamo bene, se prossimamente ci andiamo ancora più pesanti. È vero, questo è lo stesso ragionamento di Vladimir Putin. Solo che Vladimir lo spinge a una situazione veramente troppo eclissoidale un pochino. Onestamente. Ah, ma ragazzi, ma stanno buildando la qualunque su Sì, perché puoi fare gli aborti. Sì, frate. No, ma che? No, ma pure sì, ma puoi pure fare quelli bene. Tipo, ho visto Hanno Tony F. Fatto Tony F. clamoroso. Pure io l'ho visto Tony F. Tony F. No sense. Cioè, però questa mi sa che è un bel aborto. Porco Dio, zio, ma tu sai chi sembra? Se gli metti i capelli, sì, sembra quella, dai, la cantante italiana famosa che c'ha 90 anni. Che è la Mannoia. Pesa Fiorella no, non è. Mannoia. Ah no, ho capito, dice Ornella Vanoni, dice tu. Ornella Vanoni, brava mamma mia, sì, no, non Porcella Vanoni. Ornella Vanoni, zio porca è uguale. No, aspetta, devo far vedere Ornella Vanoni. Ho scritto due cose un po'. Mamma mia, qua. Lei. Porco Dio, ragazzi, è lei, eh. Cioè, mettigli in capello. È lei, è uguale. È possibile anche che abbiano usato lo scam face. Capace, eh. Sì, ma stanno a fare degli aborti terribili. Oh, vabbè. No, dico lei. Basta. Porco Dio, ma che è la presa di Yoshimitsu, eh? Guardalo come gliela prende la memoria. Porco Dio, gli ha rubato la memoria veramente. Chi è questo? Ah, bellissimo. Andiamo a fare un po' di informazione. Okay. È la cosa più naturale del mondo. Infatti noi okay. ne facciamo 11-25 al giorno e magari non ce ne accorgiamo neanche. 11-25 al giorno, signori, probabilmente li faccio da alzarmi dal letto e andare al bagno la prima ora in cui mi sveglio. Ascoltati in una singola. Ti fanno capire bisogna molto ascoltarli. Rumorose con poco odore significa che stai masticando male e ti alimenti altrettanto male. Però, fratetti, poi io secondo me il rumore del mio è questo, palese. Dice il mio, questo? Sì, il mio è primo, ma te sono semplicemente molto rumorosi. Però in no, no, però Marzio, i miei puzzano, ma puzzano tanto, fratello. La tua sono rumorosi come cucare prudentemente. Mi puzzano per tantissimo. Le bolle d'aria arrivino fino al devi masticare meglio, dice. No, perché non puzzano i miei, cioè i miei puzzano, questi dici non puzzano, non devono puzzare. Piccole e compresse come petardi? Perfetto, allora devi curare la tua regolarità intestinale e la tua flora. Comincia ad assumere fibre, probiotici e prebiotici. Un grasso. Odorose e calde. Ragazzi, c'è capito. Nel tuo. Comincia ad assumere fibre, probiotici e prebiotici. Odorose e calde. Ma l'ha legato questo. Cioè, odorose e calde. Ma è diarrea. Ma il no, fratello, ma il problema di fondo è che tipo i miei sono così. Ma sì, ma senti che dice. Significa che il problema è a livello intestinale. È una disbiosi molto importante che va trattata subito. Quindi impara. Ma sì, ma calde. Frate, c'è la disbiosi. Calde. Frate, tu non hai capito. Ogni volta che scureggio ho paura di cagarmi addosso perché sento proprio la sensazione di quando cago. No, e quando senti il bucio del culo caldo è brutta al peto, eh. Capito, esatto. Minchia, la pazzo scatenata. No, non so cos'è. No, no, no. Rosso ride. Rosso ride qua. È tutto felice, è gioioso. Guardalo. Olè. Ma sì, per lui è un gioco. Ma ragazzi, ammazza che sequenza. Sì, ma i pischelli, sì, se battono la testa, frate, se fanno male, eh.
E sdrongo. Mia mamma reagisce a un freestyle che ho fatto da lei. Guardare fino alla fine. Vabbè. Devo stare per lei. Per lei. Quando ti metto a pecora diventi una troia. Oh, mamma, ragazzi. che dire. Aspetta, vediamo se è un altro paio. No, è uno del coso, del sindaco. Questa volta quale meme ha utilizzato? Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna... Madonna, ragazzi, what the fuck. Cioè, potenzi... Non l'hai mai sentita? Ma no, Marzo. No, non l'avevi mai sentita. L'ha fatta di recente Kesha, eh? Ma no, è palesemente intelligenza artificiale. No, l'ha fatta proprio Kesha, mi sa. Se vai sul profilo di Kesha, cioè lei che riposta questo audio. Ma che cazzo stai a dire? Di tendenza di è suo l'audio. Ma che grande, porco Dio! Wake up in the morning like fuck P. Diddy, grab my glasses on. Cioè, fede, tu mi stai dicendo che c'ha la stessa voce di 30 anni fa, lei. Ho parlato più negli effetti. Fuck your mom. Madonna puttana. Tu già, ma tra 20 anni ci avrai la stessa voce, no? Ma non, certo, penso, ovviamente. Ma mi auguro il Dio di no. Perché fra 30 anni non parli. Io stiamo cucinando. E come fa Marzo? E fai oh. Mamma mia, gli hanno fatto, cioè, gli hanno letteralmente fatto quelle cose che di norma fanno su TikTok. Anzi, tipo le super tavolate di cibo. E probabilmente c'è pure la musica, so sicuro. No, c'è solo... Tu pensi a Francesco. Ma che è sta musica, ragazzi? Hit. Ma scusate, ma perché? Ma c'è un perché? Ecco. Francesco Totti! Ma no, fatemi sentire la musica! Ma che schifo, ma che era? Mamma mia! Guarda. Che merda che mi esce dal culo, ma guarda, è tutto schifato del capitano. Ma che è? Oh. Ma per avvia, frate, c'è il momento della realizzazione del colore, guarda, lo vedi proprio qui, non ha, qui no, ancora no, ecco, ma per attimo, capisci, è spaventato, cioè, si stupisce più di come fanno questa roba. Ma che è? Io ci vorrei stare, ci vorrei fare un giorno nella testa di Totti. Marzo! Sono proprio curioso, che cosa puoi pensare? Guarda, mo, che cosa starà pensando in questo momento? Cosa l'hanno preso dal Tevere? Allora, ti dico, secondo me invece è veramente uno che pensa tanto, cioè almeno... Dal tempo che ci ho passato insieme, è tipo, sta sempre zitto. Poi fa sempre, c'ha sempre la battuta, la incastra sempre bene. Però secondo me per il resto della giornata pensa. Ma noi, poi a che cazzo pensano? È questa la domanda. Sì, esatto. Ti giuro, manco quando ha battuto il rigore con l'Australia era così teso. Porco Dio, davvero. Totti in Egitto. Mazza, ma che rigore quello, eh. Dai, quello è un gran rigore. Quello veramente è un gran rigore. Totti in Egitto. Chi è questo? Hai pippato tutta la notte e adesso fai la fettina panata dentro al letto? I cerotini nasali e Rinazina Respira Bene aumentano fino al 31% in più il flusso di aria e di polvere nel tuo naso. Ma come di aria e di polvere? Ma va bene. Oddio, è nel Prime, raga. È nel Prime, raga. Io ci tenevo a ricordarvi che è nel Prime. C'è una cosa mia. Ragazzi, proprio. Se siete stressati, scrivetemi nei commenti perché ho avuto tantissime recensioni in cui mi dicono che i miei chinotti fanno davvero rilassare, soprattutto quando ne faccio. Ah, quindi adesso sì, adesso è andato il... Ora c'è il chinotto tour, ah, bene. Perché adesso prima c'era l'altro tour, poi i chinotti tour. Il calippo tour, poi i chinotti tour. Farli! Il nuoto! Dipende quello che volete far voi. Apri quel coso e stacco la stream. già l'ho capito e non l'aprirò. Ok, e vabbè, dai, capiamo, dai.